aspetta, 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 aspetta. Basta, basta, ferma, 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 stop! Come si realizza una tartufaia? Si mettono a dimora piantine piccoline di 2 anni, micolizzate con l'essenza che serve, insomma. In questo caso abbiamo 2 tipi. Abbiamo un tipo che si chiama Melanosporum, che è nero pregiato, e abbiamo un tipo che si chiama Aestivum. Questo avviene durante giugno, luglio, agosto, settembre. Perché il tartufo cresce all'estremità delle radici di questo albero? Sì, certo. Nelle radici, nei brindilli lontani. Non di tutti gli alberi? No, tutti. Di questo. C'è il carpino bianco, il carpino nero, tutta la famiglia delle farnie, il nocciolo, tiglio, tutta la famiglia dei salici. Il tartufo è un frutto? Il tartufo è un ipogeo, nasce sottoterra, è un fungo per me. Dopo c'è una battaglia che dicono uno vale quello o quell'altro, per me è un fungo. E oggi cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato il nero pregiato Melanosporum. E vanno innaffiati i tartufi? Se serve sì, io qui ho l'impianto di irrigazione, ma noi siamo abbastanza fortunati qui, abbiamo pioggia abbastanza, insomma quasi sempre. Il cane, che tipo di cane deve essere? Noi qui usiamo il bracco tedesco o un grifone, oppure comunque sono cani da caccia. Normalmente usano anche il lagotto, il tipico cane da tartufo. Io non lo amo perché c'è il pelo lungo, robe così, si attaccano le robe e non ha il naso di questi. Questi sono più difficili di insegnargli, però quando è insegnato è molto più bravo. E i cinghiali rappresentano un problema? Un grossissimo problema, perché quando lavoro il cinghiale non è che faccio il danno di un anno, ci vuole altri 5-6 anni perché torni a formarsi la micolizzazione, il microflora sotto. Oggi abbiamo fatto un assaggio dei prodotti del territorio, specialmente i formaggi della nostra valle, che sono il formaggio salato e il formaggio dal CIT, che sono proprio tradizionali e si trovano qui. Poi hanno mangiato un assaggio di salumi, prodotti sempre locali, e hanno mangiato anche la pittina, che è un prodotto anche di questa valle, Presidio Slow Food. Poi c'era delle salsiccette di coniglio fatte da un produttore qui del paese, da un giovane agricoltore. Come invece secondo hanno avuto dei muscoletti di maiale in umido con la cipolla rosa della Valcosa. Noi siamo coltivatori di questo prodotto. I contorni avevano patate e del radicchio rosso. E come dolce hanno avuto uno strudel di mele con una crema pasticcera. Tutto fatto in casa, e la maggior parte dei prodotti che sono stati serviti in tavola oggi vengono dalla nostra azienda agricola, naturalmente. Tutto biologico, sì. La nostra azienda è un'azienda bio certificata da ormai quasi 6 anni. Siamo nella villa Carnera di Sequals, la villa che Carnera ha fatto costruire con i proventi della sua carriera. Non la villa dove è nato in una casa semplice in Borgo San Nicolò, sempre a Sequals. E ci può raccontare le particolarità architettoniche di questa villa? È un matrimonio ben riuscito tra lo stile anglosassone, possiamo notare nel portico esterno, nella scalinata, nei grandi ambienti, nelle porte scorrevoli, con quelli che sono invece gli stili più classici italiani nostrani, no? Quindi la fattezza della casa, gli ambienti e la disposizione anche delle stanze. A completare l'abitazione abbiamo la palestra che il primo canale l'ha fatto costruire con le misure del ring per potersi allenare, quindi è regolare come palestra, e a fianco della palestra è interessante il garage. Questo perché un'altra delle passioni di Primo Canera erano le automobili,
e garage che è all'americana, cioè ha un ingresso e un'uscita, e aveva, adesso non si può vedere perché con il restauro è stata trasformata in sala video, aveva la buca per le piccole manutenzioni, cambio dei filtri, dell'olio. Vivevano anche i genitori qua. Qui sono vissuti quando è stata costruita, quindi a metà, fine anni 30, poi saranno trasferiti anche i genitori di Primo, e Primo con i suoi figli, insomma. E qui nel maggio del 67 è tornato Primo per dare l'ultimo saluto a quella terra che ha sempre amato. A me piace, ecco, sottolineare una cosa della casa del pavimento in mosaico e in terrazzo, che è un po', sapete, Sequalze è la terra del mosaico, no? Qui nasce Gian Domenico Facchina, che insegna una nuova tecnica di arte musiva che farà fortuna in tutto il mondo. Mi piace ricordare perché è simboleggiato un alberello che cresce. Noi non vediamo le radici le immaginiamo su quella terra dove Carnera ha voluto tornare, e non ne vediamo neanche la fine, perché l'idea del campione era che l'uomo deve continuamente elevarsi, non può fermarsi ai traguardi raggiunti, ma deve continuamente crescere. Quindi mi piace legare, ecco, questa visita e questo ricordo di Carnera a questa anche profondità, la finezza di Primo Carnera, l'intelligenza, questa dolcezza, se vogliamo, anche d'animo, superano certamente di molto la statura fisica del campione stesso. Come mai qui a Sequals c'è questa tradizione di mosaico così forte? Ma si pensa sicuramente al fatto che ci troviamo in una terra che sta tra dei torrenti che sono delle grandi e bellissime tavolozze di colori che danno i bianchi nella zona del Cellina, i colori degli incarnati, quindi gli arancioni, i rosa, i gialli, nella zona proprio qui del Meduna, e poi i colori più freddi come i viola, i blu, i neri, nella zona del Tagliamento. Quindi qui avevano la possibilità, senza dover fare grossi viaggi, di andare a trovare le materie prime per fare mosaici e terrazzi. In questa chiesa quali sono le opere di mosaico più interessanti che si possono visitare? Beh, la Via Croce senz'altro, perché ha un valore inestimabile secondo me, perché non ne ho viste altre in giro con questa qualità di lavorazione. Il pavimento è importante perché è un pavimento storico di Facchina, del laboratorio di Facchina. E poi c'è anche una sua opera. Sì, che è quella alle mie spalle lassù. Mi è stata ordinata da un amico che è un piccolo imprenditore. Questo mio amico diceva: ma come mai abbiamo San Pietro con la chiesa dedicata a Sant'Andrea, questa? E quindi mancava.